Mastro Dandelion, ci avevi promesso una ballata! Sì, sì! Di battaglie e guerrieri coraggiosi! Di maghe e magia! Di amori non corrisposti! Silenzio, mocciosi! Non siete in questo mondo da tanto, perciò non c'è da stupirsi che le vostre zucche siano ancora vuote! Questo è Dandelion, amico e compagno di Geralt di Rivia! Di chi altri potrebbe cantare, se non del famoso Witcher? Hai ragione, onorevole nano. Canterò una nuova ballata sul lupo bianco. La nostra storia ha inizio prima della Grande Guerra, decenni prima che Geralt diventasse famoso. Si intitola Cuori duri e malvagi. Durante l'autunno del 1232, il Witcher decise di tornare prima a Kaer Morhen, temendo l'arrivo anticipato dell'inverno. Il Witcher era arrabbiato. L'ultimo tratto attraverso il Cedwen settentrionale solitamente era calmo, ma non questa volta. Subì due imboscate da parte dei banditi. Poi, una notte, i lupi attaccarono e uccisero il suo cavallo. Si era ormai affezionato a quella gentile puledra grigia che aveva chiamato Blatta. A peggiorare le cose, ai piedi di Kaer Morhen aveva incontrato un accampamento. Come tutti i Witcher, riteneva che la gente che conosceva la via per la fortezza dei Witcher dovesse contarsi sulle dita di una mano. Gli ospiti erano sintomo di guai in arrivo. Forse dovremmo tornare a Kaengorn. Non ho intenzione di morire in questa desolazione dimenticata dagli dei. Silenzio, Merwin. Sono soltanto lupi. Lupi che attaccano senza paura un accampamento pieno di fuochi da campo. Perdonami, signora, ma questi sono soltanto lupi, come io sono soltanto una ballerina elfica. Qualcuno ha chiesto la tua opinione, Brinks? No? Allora comincia a fare ciò per cui sei pagato e tieni per te le tue opinioni da codardo. Se i tuoi uomini restassero alle loro postazioni invece di giocare sempre ai dadi e affogare nella birra, saremmo tutti al sicuro. Ora porta via questo cadavere prima che il tanfo infesti la mia tenda. Posso chiedere cos'è successo? I lupi hanno ucciso uno dei miei uomini, ma non succede niente di inusuale in questo accampamento. Lo sanno tutti che i lupi amano le fiamme a tal punto che si lancerebbero verso di esse ogni volta che le vedono. Ora basta, Brinks. E tu chi sei, signore? Geralt di Rivia, un Witcher. Sono il principe Merwin Ademain di Arcarrei. Apprezzo la tua visita, finalmente. È tutto il giorno che aspettiamo la vostra risposta. Risposta riguardo a cosa? Te lo spiegherò io. Sono Sabrina Glevisig, una maga. Vieni nella mia tenda. Merwin, immagino non ti dispiaccia se mi occupo io della cosa, vero? No, anche se vorrei sapere cosa avete deciso. Qualunque cosa sia dovrà attendere, i lupi si avvicinano. Alle armi! Benvenuto nella tenda della signora Sabrina. Nel caso te lo stia chiedendo, è un'illusione. Tutto quanto? Sì, tuttavia, mio caro Witcher, è un'illusione di rara qualità. In effetti c'è ben poca differenza dalla realtà. Non importa. Mettiti comodo. Immagino tu stia tornando a Kaer Morhen per l'inverno. Hai indovinato. Ma basta con le chiacchiere. Abbiamo cose importanti di cui discutere. Grazie per il tuo aiuto con i lupi. Nessun problema. Hai mai sentito parlare della maledizione del sole nero? La maledizione del mago pazzo. Eltibold. Fu lui, credo, a dare inizio alla follia che ha portato all'assassinio di decine di nobildonne o alla loro prigionia in alte torri. Etibald non era folle, e non credo che quelle donne fossero completamente normali. Follia, normalità. Sono solo chiacchiere relative. Dimmi qualcosa di specifico. Sono state eseguite delle autopsie. Le mutazioni subite dai Witcher non sono che piccole operazioni mediche in confronto a quelle causate dalla maledizione del sole nero. Il cranio e la spina dorsale di quelle ragazze contenevano uno strano tessuto rosso di origine misteriosa. I loro organi interni erano in disordine e alcuni mancavano. Tutto era ricoperto da ciglia in movimento e da brandelli di carne rosa e blu. Cosa ne dici? Niente. Ho visto uomini con artigli d'aquila al posto delle mani, con zanne e occhi di lupo. Persone con arti aggiuntivi. Tutti prodotti di esperimenti magici dei maghi. Ciò non prova la maledizione. Ma stiamo divagando. Cosa ci fate qui? A Kaer Morhen si è rifugiata una ragazza affetta dalla maledizione del sole nero. La principessa Deidra Ademain, sorella maggiore di Merwin. E io cosa avrei a che fare con tutto ciò?
Non fare il finto tonto. La ragazza è una grave minaccia per voi. Consegnamela e nessuno si farà del male. Ci penserò. Sabrina, vorrei parlarti un momento. Naturalmente, Merwin, ma non ora. Ho diverse cose da discutere con Geralt di Rivia. C'è qualcosa che dovrei sapere? Non avere fretta. Parleremo più tardi. In tal caso, mi congedo. Witcher? Hai parlato con gli altri Witcher? Chi c'è al castello? Merwin ha parlato con due di essi. Potrebbero essercene di più, non saprei. Non l'hanno lasciato entrare. La cosa non mi sorprende. Solitamente non ci piacciono gli ospiti. Che vi piaccia o no, siamo ospiti speciali. Merwin ha con sé un salvacondotto scritto dal re Henselt in persona. Leggilo e dia agli altri Witcher di prepararsi ad una visita. Cosa intendi fare con Deidra? Vedere se la maledizione può essere spezzata, studiarla e porre fine una volta per tutte alla maledizione del Sole Nero. Contrariamente a quanto credi, intendo farle un'offerta. Se deciderà di aiutarmi, semplificherà le cose per tutti. E se non dovesse accettare? La costringerò a farlo. Sì, Geralt, per il bene di tutti, non mi piegherò di fronte a niente. Ciò che faccio serve a salvare centinaia, forse migliaia di vite. Puoi anche non credermi, ma esistono molte altre donne di questo tipo, molte delle quali governano interi paesi con crudeltà. Devo fare rapporto al Consiglio dei Maghi. Il primo rapporto affidabile contenente risultati specifici. Devo esaminare la ragazza ed è esattamente quello che farò. Niente e nessuno potrà fermarmi. Ne sei sicura? Non minacciarmi, Witcher. Sono spalleggiata dall'intera Cedwen. Re Henselt in persona pende dalle mie labbra. Non oseresti? Lo vedremo. Witcher? Non ho sentito niente che mi convinca che la ragazza è maledetta. Quali prove puoi offrirmi? Non poche. Tutte le ragazze nate subito dopo l'eclisse sono risultate inclini alla crudeltà, all'aggressività e ad attaccare con ira selvaggia. Lo stesso si potrebbe dire di molte donne che conosco. Risparmiami il sarcasmo. Non è tutto. Le ragazze prive della guida di un mago hanno presto dimostrato ciò che erano in grado di fare. Hanno affogato interi paesi nel sangue, ordinando la tortura e l'esecuzione dei prigionieri. Basta così, Sabrina. Se una maledizione bastasse a spiegare la crudeltà di tutti i sovrani, il mondo sarebbe un posto migliore e più semplice. Hai qualcosa di specifico o no? Sì. Ascoltami e cerca di non interrompermi. Un'aura magica circonda Deidra. Da quel che so, quasi tutti hanno un'aura. Mi stai nuovamente interrompendo. Questa non è un'aura normale. In sua presenza, l'energia magica che incanaliamo per lanciare gli incantesimi si disperde. Più precisamente, viene convertita alla sua forma originale, uno degli elementi. In parole povere, è impossibile usare la magia in sua presenza. Ovviamente questo si applica anche ai segni di voi Witcher. Ora capisco perché ti servono tutti questi mercenari. Inoltre, ha un legame con gli animali. I druidi li addestrano. La loro magia non trasforma gli animali in bestie assetate di sangue e prive dei loro istinti primordiali. Hai visto i lupi? Non temono nulla. Non si curano del fuoco, del dolore. Vogliono soltanto uccidere. Devi esserti annoiata parecchio. Beh, a dire il vero, la valle fornisce ben poco svago per la gente civilizzata. E il mio ragazzo illusorio non è più piacevole come un tempo. Va a parlare con i Witcher. Fagli accettare il mio punto di vista. Sono una professionista, so di cosa ha bisogno la ragazza. E sono molto brava a dimostrare la mia gratitudine. Oh, non ne dubito. Vedo che hai parlato con Sabrina. Tuttavia sono io a comandare questa spedizione, ricordalo bene. Lo farò. Sai leggere? Sì. Allora leggi questa pergamena. Ai miei baroni, vassalli e liberi sudditi. Continua. Con il seguente editto. Dichiaro Merwin di Cairngorn nostro leale e fidato servitore, e in quanto tale, amato dalla corona. Pertanto, chiunque dovesse causargli dolore, incorrerà nell'ira reale. Henselt, re di Cedwen. Basta così, hai capito? Sì, anche se dolore si scrive diversamente. Vedo che sei un tipo sveglio. Dunque, accetti che se i Witcher vogliono viaggiare liberamente e in sicurezza attraverso Cedwen, non importa come si scrive, non dovranno causarmi dolore. Non mi sembra che qualcuno ti stia causando dolore. No, ancora no. Ma le cose potrebbero cambiare, la mia pazienza ha un limite. Volevo chiederti una cosa. Posso fare una domanda personale? Prego. Cosa c'è tra te e Sabrina Glevisig? Reciproco rispetto. Questo è evidente.
Posso fare una domanda personale? Prego. Cosa ne pensi di Deidra? Parlo della sua maledizione, naturalmente. Le mie informazioni sono limitate. Quando eravamo bambini, giunsero diversi ciarlatani, diedero consigli a mio padre, esaminarono Deidra, predissero il destino e calcolarono gli oroscopi, prepararono persino alcuni intrugli misteriosi, tutte sciocchezze. Poi, quando Deidra aveva 12 anni, giunse un mago, un oniromante. Sai cos'è l'oniromanzia? La divinazione che si basa sui sogni. Anch'io la pensavo così, ma questo mago era uno specialista completamente diverso. Il mago sostenne di dover trascorrere una notte nella stanza di Deidra mentre lei dormiva. Preparò un'infusione per amplificare i suoi sogni. Il vecchio camminava a fatica, aveva una lunga barba bianca, non sospettammo nulla. Fece ciò che aveva dichiarato. Al mattino era scomparso, insieme a diversi oggetti di valore della stanza di Deidra, tra cui il suo pettine di perla preferito, appartenuto a sua madre. Soltanto le lavandaie di campagna lo videro mentre correva come se avesse i demoni alle calcagna. Dunque ingannò tutti voi e derubò la ragazza. E il principe ordinò una caccia all'uomo? Certamente, ma ormai era troppo tardi. Il mattino dopo la tragica notte, Deidra affermò che il mago l'aveva violentata. Mio padre si rifiutò di crederle. Come ho detto, il truffatore era un vecchio e le lenzuola non mostravano alcuna prova. Deidra fuggì dal castello aiutata da un giovane scudiero, un rozzo plebeo grande e grosso. Mio padre inviò una squadra di ricerca, ma Deidra era sparita senza lasciare tracce. Una settimana dopo la squadra trovò il cadavere del vecchio mago. Era stato torturato e qualcuno gli aveva tagliato il... Non c'è bisogno di scendere nei particolari. A ogni modo era un ladro. Forse aveva fatto infuriare molte altre persone. Certo, hai ragione. Tuttavia gli abitanti della zona sostennero di aver visto una ragazzina e un giovane passare a dorso di grossi lupi. I bambini a dorso di lupi sono roba da fiabe. Non vorrai farmi credere che una ragazzina di 12 anni e uno stupido scudiero riuscirono a sfuggire alla squadra di ricerca, a rintracciare il truffatore? Non insinuo nulla, ti sto soltanto narrando i fatti. Dopo qualche tempo, Deidra tornò al castello. Da allora, mio padre ha ordinato di aizzare i cani contro qualsiasi mago giungesse a corte, sostenendo che un vero mago avrebbe sicuramente saputo cavarsela contro qualche mastino da caccia. E poi giunse Sabrina. Posso chiederti cosa ti porta a Kaer Morhen, signore? Mia sorella Deidra è la sorella maggiore e a Kaedwen, il discendente maggiore, eredita tutti i titoli e le proprietà senza distinzioni di sesso. Mio padre, il principe di Kaengorn, che riposa in pace, è spirato 2 settimane fa vittima della sifilide. Dunque Deidre ora è la principessa di Kaengorn? Lo sarebbe se non fosse per la maledizione che grava su di lei. Chiunque aspiri al trono di Kaengorn deve soddisfare altre 2 condizioni. Kaengorn è uno stato vassallo di Kaedwen. Per decenni i principi del nord si sono piegati al volere del trono di Ard Kharraeth, trono attualmente occupato da re Enselt, il quale ha espresso chiaramente la sua opinione sulle principesse maledette. Credo di capire. E la seconda condizione? Conosci la storia di Kaengorn, Witcher? Non molto bene. Secondo le nostre usanze, prima di salire al trono, ogni aspirante sovrano deve trascorrere una giornata tra la gente comune del ducato, eseguire una serie di incarichi umili e pregare nel tempio di Freya per tutta la sera. Sembra ragionevole. Il problema è che in passato mia sorella ha offeso la gente comune. Probabilmente potrebbe corrompere qualche persona importante, ma le sacerdotesse di Freya non l'accetterebbero mai. Perché, a quanto si dice, è maledetta? Perché ha ucciso troppe persone anche per una principessa. Tra le sue vittime c'è anche la sacerdotessa Isildura. A dire il vero la vecchia era quasi alla fine dei suoi giorni, ma questo non cambia le cose. È sicuro che sia stata Deidra a causarne la morte? Non ci sono dubbi. Quando Sabrina eseguì un rituale magico per spezzare la maledizione di mia sorella, Deidra impazzì. Un enorme lupo emerse da dietro una casa e prima che potessero fermarlo squarciò la gola a Isildura. Sabrina lanciò un potente incantesimo e richiamò lo spirito della vecchia sacerdotessa, la quale disse: «Sono stata uccisa da Deidra Ademain, nata sotto il sole nero!» Dici che Sabrina lanciò un incantesimo? Credevo che la negromanzia fosse stata bandita. Voglio essere chiaro. Deidra deve rinunciare a ogni pretesa sul suo titolo di principessa e collaborare con Sabrina per il suo bene. Hai un minuto? Volevo parlarti. Parla pure. Come hai fatto a trovare la via per Kaer Morhen? Temi per la sicurezza del castello? Non ce n'è bisogno. Non ho intenzione di rilevare la via per la leggendaria Kaer Morhen. Grazie. Non sono nuovo di queste montagne. La via per Kaer Morhen è tortuosa, ma so come muovermi. Dopotutto sono cresciuto tra queste colline, Witcher.
Sei di Dol Blatana? Non proprio. Ho combattuto Dol Blatana, ma vengo da altrove. Le montagne blu, come le chiamate voi, sono la mia casa. Sei un elfo libero. Sì, sono un Ainsaid e nessun comandante e nessun ordine potrà cambiare ciò. Cosa ci guadagni a inseguire la ragazza? Sono pagato per cercare sentieri e tracce, non per giudicare. Dunque, rispondimi da cacciatore. È vero ciò che dicono? È veramente un mostro? Ti risponderò come un Ainsaid. Il male ha molte forme, alcune piacevoli da vedersi. Ho seguito a lungo le tracce della ragazza e ho visto segni di crudeli omicidi e vittime menomate la cui vita è diventata un inferno. Ora dimmi, i cadaveri e il sangue sono forse diversi da ciò che creano gli umani normali? Ho difeso Dol Blatana dalla tua gente e so di cosa siete capaci. Quando mi è stato chiesto di giudicare chi è umano e chi è bestia, spesso mi sono limitato a scrollare le spalle. Ci vediamo. Ehi! Mastro Geralt! Che c'è? Desidero soltanto parlare brevemente con te, signore, ma non dire alla signora Sabrina che ti ho avvicinato. D'accordo. Dimmi tutto. Mastro, non difendere la fanciulla che si rifugia nel vostro castello. Non ne è degna. La odio con tutto il cuore. 2 anni fa passò dal mio villaggio con la sua scorta. Mio padre, proprietario della taverna locale, ospitò il suo nobile seguito. Non so se la offese o se fu soltanto un capriccio, ma torturò a morte mio padre. Lentamente e crudelmente, costringendo me e mia madre a guardare, che sia dannata per l'eternità. E nessuno fece niente per fermarla? Era una principessa, con un seguito di uomini armati e una spada al fianco. Nessuno poté fare nulla. Ti prego, consegnala a Sabrina. La ripagherà di tutte le sue malefatte. Prima devo parlare con gli altri Witcher. Ehi, lupo bianco. Lambert, sono rientrati altri per l'inverno? Vesemir ed Eskel. E poi? Beh, abbiamo ospiti. Lo so, sono stato al loro accampamento. Cosa fai qui? Guardo che non entrino a Kaer Morhen. I nostri ospiti hanno cercato di entrare a Kaer Morhen. Un pomposo idiota si è presentato con una scorta di nani mercenari. Ovviamente non potevo lasciarli passare. Lo sai che hanno un salvacondotto scritto dal re Enselt in persona? Non mi interessa. Questa è Kaer Morhen. Gli editti reali non significano nulla qui. Spero tu non l'abbia messa giù in questo modo anche a lui. Non ne ho avuto modo. Le archeospore sono germogliate prima. Durante l'estate molte hanno piantato radici. Credevo che crescessero soltanto sulle tombe della gente assassinata. Il vento deve aver portato le spore nella valle e ora siamo pieni di piante. Comunque i nani hanno allontanato il nobile appena sono apparse le prime piante. Da allora è stato tutto tranquillo. Lupo bianco. Dicono ci sia una ragazza nella fortezza. Sì, è opera di Eskel. Credo che dovresti parlargli. Cosa c'entra Eskel in tutto questo? Deidra sostiene che il destino l'abbia legata a Eskel. Invece di chiarire le cose con lei, Eskel è andato a ripulire la miniera dai mostri. Dov'è Vesemir? Nel cortile inferiore con la ragazza. Ehi, Geralt. Eskel, volevo parlarti di Deidra. D'accordo, ma prima dobbiamo occuparci dei Kikimor. Dobbiamo distruggere i loro bozzoli. Il segno di Ard è il più indicato. Dentro è buio pesto. Bevi una pozione del gatto. La prima stanza è pulita. Proseguiamo. Raccontami qualcosa su Deidra. È successo 20 anni fa. Salvai il padre di Deidra da una banda di Bobolak. Dovevo aver sentito troppe storie di Vesemir sull'eterna legge della sorpresa. Tutti quanti ne abbiamo sentite troppe. Il principe, ricoperto dal sangue dei Bobolak, mi guardò negli occhi e disse: «Mi hai salvato la vita, Witcher. Ti sono debitore. Chiedi pure ciò che vuoi». E tutto ciò a cui riuscii a pensare fu la famosa frase: «Tu mi darai ciò che non sai di avermi dato. Tornerò a Qaengorn tra 6 anni per vedere se il destino è girato a mio favore». Non tornai mai a Qaengorn. Poi cominciarono a circolare le voci sulla maledizione del Sole Nero e scoppiò la confusione. Ma questa è un'altra storia. Abbiamo dei Kikimor di cui occuparci. D'accordo, ma avrò altre domande per te. Resta soltanto una stanza. Prendiamoci una pausa. Cosa sai sulla maledizione del Sole Nero? In effetti mi sono interessato alla cosa. Ho persino corrotto un mago affinché mi lasciasse consultare alcuni documenti del Consiglio dei Maghi. Ho preso degli appunti. Sembra che, come al solito, sia tutta colpa dei maghi. Sabrina Glevisig fu scelta per esaminare la principessa di Qaengorn e fu odio a prima vista. Qualcosa a che fare con un uomo. Le donne. E il peggio deve ancora venire. Sabrina stabilì che aveva abbastanza prove per considerare Deidra una mutante maledetta e sottoporla a studi approfonditi. Come potrai immaginare, Deidra non aveva alcuna intenzione di essere esaminata.
anche perché era una principessa, convinse alcuni guerrieri del principe a eliminare Sabrina. Nel castello di Cairngorm scoppiò il pandemonio. Ci furono molti morti, e tra questi una sacerdotessa. E che c'entra la sacerdotessa con tutto questo? Niente. Da quel che so, si trovò soltanto nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Alla fine, Daedra fuggì dal castello. E l'inseguimento continua ancora oggi. Esattamente. Quando avremo finito con i Kikimor, ti darò i miei appunti sulla maledizione. Ora mettiamoci al lavoro. Affare fatto. Dunque cosa ne pensi, Eskel? Cosa facciamo con Daedra? Non lo so, Geralt. Capisco il punto di vista di Vesemir, ma non ho intenzione di consegnare la ragazza alla maga. Temo che farebbe una brutta fine. La decisione spetta a te. Lo so, anche se riguarda pure te. Riguarda tutti i Witcher. D'accordo, ci penseremo. Dammi gli appunti e usciamo da qui. Salve, Geralt. È un bene che tu sia qui. Salve. Com'era la via? Sopportabile, ma niente di eccezionale. Cosa sta succedendo qui, Vesemir? Abbiamo un piccolo problema. Due giorni fa è giunta qui la principessa di Cairngorm. Sosteneva di essere inseguita dal fratello invidioso e da una maga malvagia, e ha chiesto la nostra protezione. Direi che ha sbagliato castello. Qui non ci sono cavalieri in armatura scintillante. Era conciata male, congelata e affamata. Non ce la siamo sentita di cacciarla via. Ed Eskel era strano. Prima di cadere addormentata, la ragazza ha detto un'altra cosa. Nessuno può sfuggire al destino. Più tardi Eskel mi ha raccontato una storia. 20 anni fa salvò la vita al principe di Cairngorm. Dopo aver citato la legge della sorpresa, come si dice, il destino si dimostrò favorevole. A insaputa del principe, sua moglie era incinta. Non sono sicuro che questo fosse davvero favorevole. Dunque hai sentito parlare della maledizione. A ogni modo, a mezzogiorno di una giornata il cui cielo era scuro come la notte, la principessa diede alla luce una bimba. Da quel che so, Eskel non tornò mai per reclamare il figlio che il principe gli aveva promesso. Per qualche ragione, da allora si è sempre tenuto alla larga, da Cairngorm. Dunque, ora dobbiamo occuparci del fratello della figlia in attesa di Eskel, accompagnato da un seguito di mercenari e da una maga decisa a dissezionare la ragazza, che sospetta essere una mutante. Come se ciò non bastasse, il fratello possiede un salvacondotto scritto dal re Einselt in persona. Perciò non possiamo semplicemente cacciarli via. Che facciamo? Parla con Eskel. È la sua sorpresa. Ci rivedremo al guado protetto da Lambert. Pensaci su, lupo bianco. Vorrò sentire la tua opinione. Gli ho parlato. Andiamo allora. Salve, Geralt. Sono Daedra. Eskel mi ha parlato di te. Anch'io ho sentito parlare di te. Sei stata quella bugiarda di Glevisig. Calmati, non giudico mai le persone basandomi sulle chiacchiere. Geralt. Come hai trovato Kaer Morhen? So sempre dove si trova Eskel. Ho soltanto dovuto concentrarmi su di lui. Cosa vuoi da Eskel? Sai essere incredibilmente gentile. Rispondi alla domanda. Voglio che smetta di fuggire dal proprio destino. E diventare il principe di Cairngorm? Ti senti bene, Daedra? Eskel è un Witcher. E allora? Sembra che tu non ti renda conto di quanto sono ridicole le usanze di voi Witcher. Sento continuamente cose come siamo Witcher, noi Witcher non abbiamo sentimenti e così via. Ma non mi ingannate. Anche voi avete sentimenti, emozioni. Siete come tutti gli altri, soltanto più veloci. Non riesco a capire perché cerchiate tanto di nasconderlo. Non è mai saggio sfidare una leggenda. A volte devi accontentarti di questo. Forse. Ma non mi inganni. Daedra, sai cosa vogliono da te Sabrina e tuo fratello? Non è ovvio? Sabrina vuole piazzare il mio dolce fratellino sul trono di Cairngorm. Mio fratello è completamente sottomesso a lei, e in quanto principe di Cairngorm avrebbe diritto di voto nel consiglio di re Einselt. Non è quello che intendevo. D'accordo, d'accordo. Crede che io sia maledetta, corrotta fin da quando ero nel grembo di mia madre. Crede che io sia un mostro. E lo sei? Come diavolo faccio a saperlo? Quando mi taglio un dito sanguino, una volta al mese sanguino, quando mangio troppo mi fa male lo stomaco, quando sono felice canto e quando provo odio uccido. Non so se sono un mostro, ma so di cosa sia capace Sabrina. È lei il mostro che cerchi. Spiegati meglio, vorrei sentire la tua versione. Quando Sabrina è comparsa al castello avevo 19 anni ed ero felice.
Mio padre, che aveva sempre preferito Merwin, era vecchio e malato, perciò non poteva più seccarmi. Mio fratello era alla corte di Re Anselt e io potevo tenere testa alla maggior parte dei cortigiani. Ero ancora giovane e mi innamorai. Lui si chiamava Robin. Sognavo persino un matrimonio morganatico. Fantasie da ragazzina. E cosa ha a che fare Sabrina con tutto questo? Lei arrivò con mio fratello, il quale era già sottomesso a lei. Mi osservò, interrogò la servitù ed esaminò la situazione. La compagnia di cavalieri di mio padre mi trattava come una figlia. Mi è sempre piaciuto cacciare, perciò presi parte a una caccia ai banditi. Lei aveva bisogno di prove, qualcosa di spettacolare per diffamarmi. E nella tua sconsideratezza le fornisti la prova che cercava? Sabrina decise di provocarmi. Sedusse Robin usando una potente magia e confondendo la sua mente. Improvvisamente questi sviluppò un'intensa paura nei confronti degli animali, specialmente dei cani che allevava. Io volevo solo aiutarlo. Fu allora che scoprì che i maghi avevano problemi a lanciare incantesimi in mia presenza e che quelli già lanciati perdevano gradualmente efficacia se io ero vicina. Mi recai nella stanzetta di Robin, sopra il suo canile. E lì trovai Sabrina. Ammetto di aver ceduto all'ira, di aver voluto farla a pezzi. Ma lei fu troppo veloce. La megera volò fuori dalla finestra su una scopa. Lasciò Robin a sbavare e piagnucolare come un infante. Entro un'ora aveva smesso di farfugliare e nel giro di 2 ore fu in grado di capire ciò che la strega gli aveva fatto. Pensavo fosse tutto sistemato e me ne andai. Volevo chiudere i conti con lei, perciò mi recai al castello. Non so cosa successe, ma quando me ne andai l'incantesimo tornò a colpire Robin. Iniziò a cercare febbrilmente Sabrina. Nella sua furia entrò in un recinto occupato da un segugio da caccia particolarmente aggressivo. Riuscì a sopravvivere? Sì, ma mentalmente divenne un bambino di 2 anni. Un bambino con il terrore degli animali. Sabrina mi incolpò dell'incidente. Giurai che l'avrei uccisa. Da allora porto una spada al mio fianco, sperando nell'opportunità di usarla. Chi era Robin? Nessuno di importante, Witcher. Deidra non la pensa così, è convinta che tu abbia lanciato un incantesimo su di lui. Potremmo metterla così, anche se ogni donna usa questo tipo di magia. Gli uomini sedotti attraverso mezzi naturali in genere non perdono la ragione. Forse mi sono aiutata con qualche piccolo incantesimo, non ricordo. Ma non importa. Se desideri tanto saperlo, ti racconterò com'è andata. Sono tutto orecchi, ma non mentirmi. Robin era il cacciatore del principe, un uomo forte e carismatico. Addestrava i cani da caccia del principe e viveva sopra il canile. Una notte la ragazza ci scoprì assieme. Si lasciò prendere dall'ira e io non potei fare nulla, poiché la sua aura era troppo forte. Robin cercò di difendermi e la seguì giù nel canile per cercare di farla ragionare. I cani lo attaccarono, fu orribile. Ed Eidra si unì ai loro ululati. I cani abbaiarono e ringhiarono in modo terribile. Non c'era scelta. Ti sei comportata come una vera maga. Mi rifiuto di lasciarmi provocare. Quella notte Robin cambiò. Sviluppò una forte paura degli animali. Dopo qualche settimana il principe lo cacciò via. È tutto. Lupo Bianco. Parlami della ragazza. Sembra un po' strana, ma non mi pare un mostro. In che senso strana? Quando è vicina, il mio medaglione va fuori controllo e non riesco a lanciare neanche il più semplice dei segni. Non riesco a spiegarmelo. Perché siete tutti fuori? La fortezza è chiusa e preferirei non aprirla con degli stranieri nei paraggi. Faremo meglio a trascorrere qualche giorno all'aperto. In questo modo sono sicuro che nessuno andrà a ficcare il naso nella fortezza. Vero. Lupo Bianco. Cosa pensi di questa disputa? Di Deidra, Sabrina e il nobile? Dovremmo restarne fuori. Geralt, noi proteggiamo gli umani dai mostri. È questa la nostra vocazione. Immischiarci negli affari umani porterebbe soltanto guai. Ti riferisci alla lettera recante il sigillo di Re Anselt? Esatto, non possiamo provocare il re. Potrebbero esserci spiacevoli ripercussioni. Ti capisco. Vedrò se riesco a saperne di più. Lupo Bianco. Credo sia il momento di una decisione. Dobbiamo capire cosa fare con Deidra e suo fratello. Esker vuole che tutti dicano la loro. Ciò riguarda la sicurezza di Kaer Morhen e di tutti noi. Un errore potrebbe costarci molto caro. Facciamolo. Comincerò io. Credo che dovremmo restarne fuori, quindi non possiamo più offrire rifugio alla ragazza. La ragione è semplice. Se ci intromettiamo e Sabrina informa Re Anselt, Kedwen ci sarà interdetta per decenni. Lambert? Non mi importa di Deidra, ma detesto che un qualsiasi aristocratico che governa 3 collinette venga qui a esigere obbedienza. Questa è Kaer Morhen. L'autorità reale non si estende fino a noi. Credo che dovremmo scacciare il nobile e la maga.
E tu che ne pensi, Eskel? Sono combattuto. Capisco il punto di vista di Vesemir. D'altra parte, sono in debito con la ragazza. Sento un certo legame. Non riesco ad essere oggettivo. Vorrei sentire la tua opinione, Lupo Bianco. Non possiamo lasciare che la maga metta le mani sulla ragazza. Non sarebbe giusto. Dunque, che facciamo con Sabrina e il nobile? Deidra deve rinunciare ai suoi diritti. Ciò dovrebbe soddisfare Merwin. Per quanto riguarda la maga, beh, dovrà adeguarsi alla nostra decisione. Altrimenti la sua adorabile testolina finirà per addobbare il mio camino. Lambert, risparmia le tue macabre battute per dopo. Cerchiamo di risolvere la faccenda in modo pacifico. D'accordo. Eskel, Geralt, andate a parlare con la nostra principessa. Noi vi aspettiamo qui. Geralt. Abbiamo deciso di aiutarti. Grazie. Questo significa molto per me. Dobbiamo sistemare le cose con tuo fratello. Devi recarti al campo con noi e dirgli che rinunci ai tuoi diritti al trono e a tutti i beni. Togliendo qualsiasi supporto a Sabrina. È un alto prezzo, ma non vedo altra scelta. Allora è deciso. Ne sono lieto, Deidra, davvero. A cosa dobbiamo l'onore di questa processione? Merwin, c'è un modo di risolvere la cosa pacificamente. Di nutrire i lupi e salvare le pecore. Molto bene. Sentiamo. Non dimenticate qualcuno? No, questi sono affari privati di Merwin. Parleremo anche con te, Sabrina. Più tardi. Merwin, sono pronta a rinunciare al diritto al trono e alle terre di Kaingorn. Sono pronta a cedere il mio titolo di principessa. Incondizionatamente? No, ma ho una sola condizione. Dovrai dimenticarti di me. Dovrai smettere di inseguirmi e tornare a casa, portando con te questa strega. Deidra. Silenzio, donna. Merwin, apri gli occhi. È un inganno. Sottoscriveremo tutti i documenti necessari qui e ora, in presenza di testimoni. Verrà chiarito tutto. Merwin, non credergli. Ricordi com'è finito Robin? È stata opera tua, Glevisig, tua e della tua magia. Merwin, ordina a Brinks di arrestare Deidra. Soltanto allora il tuo titolo sarà al sicuro. Se non lo farai, vivrai sempre nel timore. Dovrai ucciderti, strega. Mettetevi in salvo. Segui Deidra, nella tenda. Sapevo che sarebbe finita male. L'hai voluto tu, fratello. Invece di diventare principe sarai un cadavere. Per te, strega, ho dei doni speciali, solo il meglio. È impazzita! Witcher, aiutami! Sabrina, usa la tua magia e sconfiggiamola! La magia non ha effetto su di me, caro fratello. Geralt, non intendevo attaccare Eskel. Mi ha spaventato, è stata una reazione istintiva. Abbandona i tuoi piani di vendetta su Sabrina e perdona tuo fratello. Dimostra che le maghe si sbagliano. Dimostra che non sei una bestia. E se ti dicessi che non riesco a perdonarti? Se ti dicessi che muoio dalla voglia di torturare quella puttana? La prenderai come un'ammissione di colpa? Ti vedrei come una ragazza morbosamente vendicativa. Ma non sono un giudice. Geralt, non essere sciocco. Non ci vuole un giudice per capire che è impazzita. Deve essere il progredire della mutazione. Stai solo facendo ipotesi. Witcher, devo forse ricordarti la lettera di Re Enselt in persona? Se dovesse succedermi qualcosa, Re Enselt vi eliminerà tutti. Siete dei bambini. Se proprio volete che sia io a decidere, lo farò. Sabrina, devi andartene. Immediatamente. La tua magia è inutile e i tuoi intrighi sono la causa di tutto. Ma come ho già detto, io non sono né giudice né boia. Ora vattene. Geralt, sei impazzito? No. Non so se sto facendo la cosa giusta, ma ti offro la possibilità di sopravvivere. Ma... Niente ma. Devi andartene. Hai giocato male le tue carte. Non credo a una parola di quello che hai detto. E qualcosa mi dice che se te ne andrai, Deidra e Merwin riusciranno ad appianare i loro disaccordi. Sembra che io non abbia scelta. Ora va. Un giorno me la pagherà. Ne dubito. Un ultimo consiglio. Se ci tieni alla vita, risolvi i problemi con tuo fratello. Torna a Kaingorn e non mettere il naso fuori dal castello per mesi. Meglio ancora per anni. Facile a dirsi. Merwin, puoi perdonarmi. Rinuncerò al titolo. Non ho mai desiderato il potere, ma ho bisogno del tuo appoggio. Non posso farcela da sola. Come ci ha dimostrato il Witcher, abbiamo molto da imparare. Sono stato uno sciocco ad ascoltare il consiglio di Sabrina. Ti perdono, Deidra, e ti chiedo di perdonarmi. Ora vado. La figlia in attesa di Eskel, la principessa Deidra Ademain, nata da un fato oscuro.
Avrebbe potuto cambiare il proprio destino, abbandonare la vendetta e abbracciare il perdono, dimostrare gentilezza e umanità. I mercenari vennero massacrati nell'accampamento. Ne valse la pena? La morte di Merton Brinks e dei suoi mercenari fu davvero il male minore? Nessuno può dirlo. Ad ogni modo, Merwin e Daedra governarono assieme nel momento più prospero della storia di Kaengorn. Parecchi anni dopo, a Kaer Morhen giunse un grosso corvo con una lettera recante il sigillo dei principi di Kaengorn. Eskel la gettò nel fuoco senza neanche leggerla. Da allora non abbiamo più parlato di Daedra Ademain. I Witcher non parlarono più di Daedra. Ma nessuno l'aveva dimenticata. Tutti portavano il suo ricordo nel cuore. Getta la spada, Daedra. Entrambi volete usarci, ma tu, Daedra, hai attaccato Eskel, che potrebbe non sopravvivere. Inoltre hai mentito. Non hai mai voluto una soluzione pacifica. Getta la tua arma. Geralt, ti prego, non farlo. Se getti la tua arma, ti prometto che Sabrina non ti farà alcun male. Potrai andartene in pace. Non posso. La figlia in attesa di Eskel, la principessa Daedra Ademain, nata da un fato oscuro. Avrebbe potuto cambiare il proprio destino, abbandonare la vendetta e abbracciare il perdono, dimostrare gentilezza e umanità. Quando scelse odio e vendetta, perse questa possibilità. Era un mostro o soltanto una ragazza disprezzata e spaventata? La cicatrice di Eskel è un avvertimento del fato o soltanto una coincidenza? Nessuno può dirlo. Ad ogni modo, sotto il governo di Merwin Ademain, Kaengorn cadde in rovina e divenne completamente dipendente da Kaedwen. I Witcher non parlarono più di Daedra. Ma nessuno l'aveva dimenticata. Tutti portavano il suo ricordo nel cuore.